Eccoci qua, ragazzi, a fine Tottenham Roma. La prima novità da segnalare è che non siamo incazzati per una volta. Finalmente un risultato che ci risolleva nel morale, ma in realtà però io un po' incazzato sono perché il fallo di Bentancur a 20 minuti dalla fine su Selemaker, che è appena entrato, tra l'altro va proprio sulla caviglia che sarà appena operata. Mi lascia molto perplesso, mi fa veramente venire i famosi cattivi pensieri che ogni tanto vengono evocati quando si vedono queste cose, perché quello è un fallo da rosso, ma soprattutto Bentancur è al 18° fallo che faceva e già in altre occasioni andava punito con il cartellino giallo. Quindi dopo chiaramente l'allenatore c'ha quel nome, com'è Pentaculo, Pentoglu, c'ha quel nome assurdo, Pentacoglu. Vabbè, comunque l'ha levato per, diciamo, a scanso di equivoci, giustamente, se l'è tolto. Ma io ho visto anche Ranieri chiedere l'intervento del VAR e queste sono cose di una gravità inaudita, perché non è possibile ogni volta dover ripetere sempre le stesse cose. Il Tottenham è una bruttissima squadra da affrontare, una squadra tecnica che con due tocchi va in porta, prendono quasi sempre la porta, tirano anche a volte in modo troppo affrettato, però fanno un volume di gioco che li rende una squadra complicata veramente da affrontare. Però noi questa partita la dovevamo terminare in superiorità numerica negli ultimi 20 minuti. Quindi qua qualcuno si dovrebbe dare una svegliata e farsi sentire nelle sedi, come tante volte abbiamo già detto, nelle sedi opportune, perché io continuo a vedere un pregiudizio nei confronti della Roma e delle difformità nella valutazione che non sono assolutamente giustificabili e comprensibili. E poi vi ripeto, io ho visto una grande malizia nell'intervento di Bentancur, perché Rodrigo Bentancur entra proprio ripeto, sulla caviglia che sarà appena operata. È stato un fallo intimidatorio, molto da grandissimo stronzo, e meno male che Selemaker questa sera era entrato in campo veramente con i giusti sentimenti, e credo che sia una delle cose, delle note più positive di questa partita, tra tante cose positive, la prestazione del giocatore belga, perché è un ragazzo che secondo me porta, vorrei dire, un'utilità, una positività, è un ottimo giocatore, non è un fuoriclasse, ma un ottimo giocatore che in questo casino che è la Roma di quest'anno porta qualcosa di importante. Ma la Roma di questa sera è un'altra Roma, è iniziata una fase 2 di questa stagione, grazie alla sapiente regia di mister Claudio Ranieri, e avrei detto le stesse cose anche se avessimo perso 2-1, perché è un risultato che ci poteva stare benissimo, come ci poteva stare anche che la Roma non fosse stato annullato il gol di Esharawi nel primo tempo. Alla fine la poteva anche vincere questa partita, secondo me, se fossimo andati in vantaggio in quel momento della partita. Potevamo perdere anche 3-1, potevamo prendere dei gol in contropiede, poteva finire in tante maniere, perché il Tottenham, ripeto, non è un avversario tanto semplice da affrontare. Però complessivamente noi abbiamo visto una squadra che parte anche male con questo rigore, va sotto subito al quinto minuto, con un intervento un po' così, un po' sfortunato di Hummels, che provoca rigore trasformato da Son, e quindi lì c'è il pericolo, insomma, come si può dire, di deprimersi, ecco, viste le tante difficoltà che abbiamo. Ma è proprio una Roma che ha un altro spirito, gioca da questo momento in poi bene, pareggia anche con un po' di fortuna, diciamo, con l'intervento di Ndicka sul cross di Dybala.
e passa in vantaggio con un gol che ci vorrebbe una norma apposita. Ci sono dei gol così belli che anche se sei fuori gioco non dovrebbero essere annullati, secondo me, no? Questo è un concetto che è nato tantissimi anni fa, voi, molti di voi non se lo ricordano, una partita di Coppa proprio dell'Inter, dove ci fu Karl-Heinz Rummenigge, che giocava all'Inter e fece una cosa incredibile, un gol in spaccata, in sfobiciata, non mi ricordo, a un'altezza, un gol bellissimo proprio, e fu annullato per, non ricordo se per gioco pericoloso, e allora tutti lì abbiamo detto che è stato un gol così bello che non bisognerebbe evitare di annullarli. È un concetto che poi si è riproposto nel corso del tempo. Il Tottenham è una squadra difficile che però ha dei talloni d'Achille, come li volevo chiamare, dei punti deboli, cioè loro quando li andiamo a pressare in difesa sbagliano anche loro e quindi diventano vulnerabili, e a volte si impanicano un po' quando hanno il pallone fra i piedi, non hanno un giropalla pulito in fase di impostazione, come non ce l'ha purtroppo a volte neanche la Roma, però questa sera è una partita nel primo tempo che cambia quando loro segnano il gol del 2-1, che viene segnato, vediamo un po' il minuto, quello è al 33esimo con Johnson. E lì la Roma dimostra una fragilità mentale. Da quel momento fa fatica ad arrivare, diciamo, alla fine del primo tempo, e rischia anche di subire il terzo gol, perché c'è stato un effetto di rimbalzo. Cioè, siamo passati dall'euforia per il bellissimo gol di Shaarawy, che ci ha dato il vantaggio, poi annullato, poi a prendere il gol poco dopo. E siamo andati sotto. Lì la squadra l'ho vista smarrita ed è una cosa che andrebbe evitata, insomma. Poi è successo di tutto in questa partita, come sapete, pali, gol annullati, la traversa di Angelino, è successa qualsiasi cosa, però parate ottime di Svilar, anche Foster ha fatto delle cose per lui molto buone. Ma io ho visto un grande Ranieri in questa partita, perché lui ha preso in mano una squadra disastrata, a dir poco disastrata, demoralizzata, squinternata anche tatticamente, ed è riuscito in pochissimo tempo a rigenerare, a riproporre con coraggio giocatori che erano stati messi da parte come Hummels e Paredes, che a mio parere nel secondo tempo oggi gioca un ottimo secondo tempo, non buono il primo tempo, ma questi sono giocatori che comunque hanno qualità ed esperienza e anche personalità, gli Hummels, i Paredes. Quindi più giocano e più inevitabilmente alla fine viene fuori questa loro anche abitudine a giocare a un certo livello, perché non è un caso anche il gol del pareggio che arriva da Hummels. Non è un caso che sia proprio lui a segnare il gol del pareggio al 91esimo, perché poi sono questi giocatori che fino alla fine proprio non mollano, con l'esperienza, guarda caso, sono loro che ti levano le castagne dal fuoco. Mi sembra che Ranieri aveva di fronte a sé un compito molto difficile, perché ha atteso da 3 partite che erano una più difficile dell'altra sulla carta. Usciamo da Napoli con una dignitosa, molto dignitosa sconfitta per 1-0, anche su un nostro errore difensivo, che con un po' di fortuna si poteva anche tornare da Napoli con un punto. Usciamo da Londra, un terreno di gioco, uno stadio impressionante, contro una squadra rognosissima, con un punto che per la nostra classifica di Europa League è un punto a dir poco d'oro, ci tiene pienamente in corsa per il passaggio del turno, soprattutto se sapremo battere adesso il Braga nella successiva partita che è in programma. Vediamo un po' se trovo la data di Roma-Braga, che adesso diventa una partita veramente da vincere, importantissima, il 12 dicembre.
E quindi noi a questo punto ci andiamo a giocare la partita con l'Atalanta di campionato, la temutissima partita contro l'Atalanta a testa alta. Con i progressi fatti in queste settimane, io non ci ho mai creduto, mettere tranquillamente da parte ogni timore di retrocessione. Ci andiamo a giocare la partita contro l'Atalanta come dobbiamo giocarla, come abbiamo fatto a Londra, con il coltello fra i denti, come vi ho detto, consapevoli che si può anche perdere contro un avversario molto forte, molto in fiducia, molto in forma. Però queste due partite le abbiamo giocate in trasferta. Adesso il fattore campo ce lo becchiamo noi. Negli ultimi anni la Roma ha giocato delle ottime partite contro l'Atalanta. Stranamente, e se non sbaglio, nelle ultime 10 partite all'Olimpico Roma-Atalanta solo una volta abbiamo vinto. Quindi statisticamente si deve riproporre anche una vittoria da parte nostra. Io ho grande fiducia in Ranieri, come ho sempre detto, l'ho detto subito. È un allenatore di grande esperienza anche stasera ha fatto delle cose interessanti. Per esempio, ci ha riproposto Zaleski a destra nel secondo tempo quando ha levato Celik. Mi sembra che lo schieramento iniziale abbia tenuto un po' conto, diciamola così, un po' di quello che avevo ipotizzato io, cioè Dybala, Dobic e Shaarawy, insomma, sono i tre che devono operare in attacco, sperando che Dybala possa giocare con maggiore continuità. Purtroppo avete visto anche stasera che se lasciamo il signor Pellegrini in panchina, il vantaggio è comunque quello di giocare in 11 contro 11, non è un vantaggio di poco conto, eh. E quindi insomma, mi sembra che più o meno tutte le cose che abbiamo detto in queste settimane, eravamo un po' tutti d'accordo, sono state confermate da quello che si è visto sul campo, compresa anche la prestazione di Hummels, che è chiaro che è stato fermo a lungo, quindi a tratti è stato anche un po' sfortunato in queste prime tre partite. In alcune situazioni, però, la stoffa col passare dei minuti viene fuori e mi fa veramente piacere, soprattutto che sia rimasto in campo tutta la partita. Perché il fatto che lui sia rimasto in campo tutta la partita, in un certo senso, chiude la bocca a tutti quelli che fondamentalmente dicevano che Hummels atleticamente era abbastanza archiviato, arrivato. Invece Hummels, come vedete, è ancora in grado di giocarsi tranquillamente tutta la partita in una gara di Europa League su un campo non facile e di essere anche alla fine decisivo. Questa è una partita che parte dal rigore provocato da Hummels al terzo minuto e finisce con il gol pareggio di Hummels al 91esimo. Quindi, in qualche modo, lui ha dimostrato anche di non perdersi d'animo, di essere uno di quelli appunto che non mollano mai. La Roma in questo momento deve fare questo. Noi non dobbiamo mollare mai. Magari, ripeto, possiamo anche perdere con l'Atalanta, potevamo perdere anche questa sera. Sapevamo che potevamo perdere a Napoli, avremmo potuto anche pareggiare, ma la Roma è viva, la Roma è tornata, la Roma è una squadra di calcio in questo momento. La brutta Roma degli ultimi mesi è un lontano ricordo. Noi con Juric questa sera ne prendevamo dai tre in su. È una partita proprio completamente. Se avessimo giocato, non so, come a Firenze, ne prendevamo 6-7 stasera. È un'altra squadra. Abbiamo pagato fino a questo momento gli errori commessi da questa dirigenza, da questa proprietà, che con grande lentezza, devo dire, sta cercando di rimettere le cose al loro posto con l'allontanamento della Soloku e con l'ingaggio di un vero allenatore finalmente, che è un allenatore che è al di sopra di ogni sospetto, al di sopra di ogni dubbio. Tutti capiamo, riconosciamo e apprezziamo le evidenti qualità, perché poi è uno
elastico che cambia il modulo anche nel corso della stessa partita, si adegua all'avversario. Insomma, Ranieri è chiaro che è veramente un allenatore che secondo me ad un certo punto della sua carriera avrebbe meritato anche di guidare la nazionale italiana. Perché è uno che ha allenato ovunque in Europa, quindi ne ha visti talmente tanti di campionati che davvero, davvero potrà fare molto bene, soprattutto se a gennaio gli daremo qualche pedina in più. Però io con il recupero di Selemaker e sperando di vedere sempre di più in campo El Shaarawy e ovviamente Dybala, che sono dei giocatori di qualità, sono molto più fiducioso per il futuro. È chiaro che una rimonta in campionato è molto complicata, come abbiamo già detto tante volte, quindi io mi soffermerei molto sul discorso in questo momento Europa League, perché comunque per pensare alla Coppa Italia ci sarà tempo, perché c'è questa partita il 18 dicembre contro la Sampdoria allo Stadio Olimpico, che è ampiamente alla nostra portata. Tra l'altro la Sampdoria quest'anno non ancora ingranato, stranamente, in Serie B, però c'è comunque tempo per mettere a fuoco anche cosa vogliamo fare in Coppa Italia. La mia tesi è che si potrebbe cercare di fare un campionato, tra virgolette, allenante per preparare molto bene queste partite, e mi sembra che oggi la Roma abbia dimostrato di tenerci come all'Europa League. Lo abbiamo visto anche subito dalla formazione iniziale, no? È chiaro che a Dybala a Napoli ha giocato 3 minuti e qua è partito dal primo minuto. Quindi Ranieri ha mandato dei segnali, e il segnale è quello che l'Europa League non va assolutamente presa sotto gamba. C'è la possibilità quest'anno, secondo me, anche di lanciare, di provare a vedere anche qualche giovane della primavera nelle partite opportune, perché c'è qualche giocatore che interessante, Mannini, Nardin, mi pare che si chiami Nardini. C'è qualche elemento che si potrebbe anche fare in campionato, concentrando le nostre energie migliori per le coppe. Questa sera Dobic stava sempre in fuorigioco. Bisogna un attimo registrare questo problema qua, perché ci è finito un sacco di volte. Ci sono ancora delle cose da sistemare, ma è sotto gli occhi di tutti che in pochissimo tempo Ranieri ha completamente plasmato a sua immagine e somiglianza questo gruppo, che è un gruppo molto più dinamico, molto più reattivo, molto più vivo, che ha magari qualche alto e basso nell'arco della partita, ma che complessivamente lotta, combatte, si sbatte. E naturalmente a forza di provare crea anche tante occasioni da rete, e è competitiva la squadra, è una squadra competitiva, mentre fino a poco tempo fa era una squadra anche a tratti, oltre che imbarazzante, a tratti, diciamo la verità, anche ridicola. È chiaro che posizionando in panchina qualche pedina, come da tempo predichiamo, e cercando di recuperare giocatori che hanno nella loro storia personale il curriculum idoneo per migliorare il livello del gioco di questa squadra, le cose sono destinate a migliorare. Se li recuperiamo ancora di più dal punto di vista fisico, atletico, sempre sperando che Dybala possa al più presto essere veramente a disposizione per tutta la partita, gestendolo con intelligenza, io penso che questa stagione adesso si possa raddrizzare, anche perché francamente peggio di come abbiamo fatto fino adesso non era semplice. Dispiace per il molto tempo perso, però insomma io ho visto oggi i nostri tifosi a fine gara, ho visto una tifoseria molto orgogliosa di quello che avevano visto in campo, perché credo che il pareggio di Hummels sia il segnale che, al 91esimo, sia il segnale che forse il peggio alle spalle, e da domani finalmente possiamo scrivere insieme una nuova pagina di questa stagione. Grazie e buonanotte a tutti.